Il presidente della Regione Campania De Luca ha deciso che i cantieri edili potranno riaprire a posto dei termini temporali, ha detto evitiamo insomma di aprire sotto le festività, lo si farà direttamente dopo il 3 di maggio con l'apertura, l'avvio graduale di una certa riapertura di attività. Ne abbiamo collegato con noi il presidente dell'ANCE del Sannio, Mario Ferraro. L'ANCE è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, Mario Ferraro, che noi ringraziamo di essere qui in questa occasione. Sì, salve. Allora, ti volevo chiedere, Mario, il presidente, il governatore, che cosa ne trai da questa cosa? Cioè, sei d'accordo sul fatto di dover aspettare il passaggio del 25 di aprile, del 1 di maggio, per poi, come dire, iniziare senza interruzioni? Certo, noi abbiamo con la Regione Campania istituito un'unità di crisi nel rispetto delle normative di sicurezza dei lavoratori, e l'ANCE sta facendo un ottimo lavoro insieme a tutti e cinque i presidenti della Regione Campania, insieme ad ANCE Campania, per capire le modalità per riprendere i cantieri, perché il problema che riguarda il settore dell'edilizia, che già era in una forte crisi, circa il 95% delle imprese sono ferme, solo alcune imprese che lavorano su determinati settori essenziali sono aperte, ma comunque il nostro settore già era in crisi, adesso è doppiamente in questa fase molto delicata, che poi riguarda un po' la maggior parte delle aziende industriali, oltre quelle là edilizie. Noi a breve valuteremo insieme al governatore la possibilità di accelerare anche i pagamenti. Già inizialmente con la delibera 144 ha emanato la Regione Campania invitando i RUP, quindi le stazioni appaltanti, a poter saldare le imprese che fino a quel momento dell'interruzione avevano lavorato. Tu dicevi giustamente il nostro settore era in crisi prima e ovviamente patirà ancora di più la crisi dopo. Allora la domanda è un po' generale, che viene fatta un po' per quanto riguarda tutte le attività produttive, che in un modo o nell'altro dovranno riprendersi, dovranno riprendere la loro attività e anche riprendersi da un punto di vista proprio dello stato di salute economica. Voi che cosa, quali misure appronterete in una prima fase di riapertura, di riavvio delle operazioni? Qual è la cosa che più vi sta a cuore cominciare a modificare? Allora, innanzitutto stiamo mettendo un vademecum per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Stiamo pensando di frazionare la lavorazione, quindi ci saranno meno produzione all'interno del cantiere stesso, però come prima azione che siamo, e credo la settimana prossima pubblicheremo un vademecum semplice sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. È chiaro che noi con il governatore e quindi con la Regione Campania stiamo cercando di accelerare quelli che sono i pagamenti. Oggi le imprese non possono indebitarsi ulteriormente, ma la cosa che ci teniamo in maniera particolare è il lavoro, quindi semplificare le procedure, che purtroppo, a quanto abbiamo visto da parte del governo italiano, questo approccio non è stato preso in maniera molto forte. Oggi per tutto il settore economico sarebbe stata un'ottima occasione per sburocratizzare, per togliere determinate norme che rallentano il processo economico, perché nel settore edilizio purtroppo quello che si programma oggi, i frutti si vedono dopo qualche anno. Non è come un'industria che produce e mette sul mercato il giorno stesso il prodotto e quindi rientra già nelle prime economie, invece per il settore edilizio purtroppo i tempi sono molto lunghi. Quindi noi cercheremo di approntare come prima azione un vademecum per la sicurezza degli operai e la sicurezza anche economica nella gestione del processo produttivo dei cantieri. Questa è la domanda che mi hai anticipato, io ti avrei fatto, cioè
la ripartenza, questa trasformazione che tutti ci aspettiamo, insomma, che possa investire il mondo che verrà, quello che sarà dopo questa, insomma, questo flagello che ci ha in qualche modo messo veramente davanti alla, anche a noi stessi, in fin dei conti, da un punto di vista proprio umano. Il discorso legato alla sicurezza sui posti di lavoro, non vorremmo più sentir parlare delle cosiddette morti bianche, come se altre poi fossero morti nere o morti rosse o morti gialle. Già dare un'aggettivazione alla morte che si verifica sul posto di lavoro è secondo me qualcosa che dovrebbe essere eliminata. La morte è morte dappertutto. Purtroppo sui cantieri edili esiste una lunga sequela, insomma, di decessi, di incidenti che si augura non debbano capitare più. Quindi è da questo che partirete, ovviamente. È chiaro che abbiamo sempre studiato le varie casistiche di sicurezza, ma a maggior ragione in questo momento storico un po' tutte le attività, ognuno si dovrà rivedere al proprio interno, della propria azienda, come anche credo anche voi nel proprio studio, rivedere quelli che sono tutti i processi di produzione. Assolutamente, per sì. Lavorare in sicurezza, ma soprattutto io credo che questa esigenza lavorativa farà in modo da ridurre ancora di più incidenti sul lavoro e ci sarà una maggiore attenzione. Noi come associazione abbiamo sempre spinto attraverso gli enti bilaterali questo studio di sicurezza sul lavoro, ma io credo in questo momento storico ci sarà una maggiore attenzione e mi auguro che la sicurezza possa migliorare sempre di più. Io sono fiducioso che migliorerà sempre di più. L'unico problema che potremmo avere è quello di un rallentamento dell'economia, delle aziende, che purtroppo in questa fase bisogna accettarla e cercare di andare avanti nel miglior modo possibile. Anche una nuova veste delle associazioni di categoria, delle associazioni come la vostra, per esempio, di maggiore controllo, maggiore come dire, collaborazione nei confronti delle imprese stesse, cioè che l'associazione sia molto di più al fianco delle imprese in un momento del genere, come dicevi giustamente tu, insomma le difficoltà della ripresa sono tante e le difficoltà economiche anche finanziarie sono anche più grandi da un certo punto di vista. Noi sul decreto purtroppo non è che siamo tanto convinti, anche perché le norme fanno in modo da, parlavo poco fa con alcuni commercialisti, avvocati, che sono stanchi di studiarle, perché sono tante norme intrecciate, ma in ogni caso noi quello che chiediamo è la velocità di decisione. Oggi nel settore edilizio è la velocità, questo è il problema da affrontare. Diversamente non ci sono altre soluzioni. La velocità diventa importante perché l'economia noi la vedremo in tempi lunghi e dai studi che abbiamo fatto, statistici reali, risulta che un cantiere programmato al di sotto dei 100 milioni di euro ci vogliono circa 4 anni, superiori 15 anni, quindi ne abbiamo anche discusso presso la vostra sede alcune volte. Mario, un'ultima domanda e poi ti libero. In termini di tempo, un mese di inattività a quanto equivale? In termini di lavoro, in termini di mancati incassi? Cioè, come potete commisurare il mese di stasi, il mese di inattività? Se lo dobbiamo rapportare in termini di denaro, in termini di tempo di lavoro? Allora, noi abbiamo previsto che in un ingresso soft di inizio lavori da giugno a settembre riusciamo comunque a avere una lieve perdita di circa il 3%. Se invece entro settembre ci sarà un'interruzione continua, noi l'anno prossimo rischieremo di far saltare molte aziende con una perdita anche fino al 3% delle imprese. Grazie a Mario Ferraro per questo rapido ma importante excursus nella difficile e naturalmente difficile campo, intricato campo delle costruzioni, perché insomma l'Italia molte volte ha vissuto in passato proprio di appalti, di costruzioni, di opere pubbliche.
che non se ne fanno più e che dovrebbe invece essere un po' il nerbo, la mola da cui ripartire per un futuro migliore. Grazie a Mario Ferraro. Grazie. Noi ci congediamo da voi, gentili telespettatori, alla prossima. Grazie, buon lavoro. Thank you.